Buongiorno, buon mercoledì cari amici di Filo Diretto, ve lo abbiamo ampiamente annunciato, ieri sono già arrivate anche tante telefonate, abbiamo l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Alessandria, Michelangelo Serra, che ringrazio davvero tanto per essere qui con noi a rispondere a tutti i problemi dei cittadini, così come state già facendo per la verità con la vostra app Municipium, che è sicuramente una bella innovazione. Sì, Partiamo da buongiorno lì. a tutte e a tutti innanzitutto. L'app Municipium è una cosa che è stata introdotta da poco per poter fare delle segnalazioni dirette dal cellulare con la possibilità di allegare le foto e soprattutto la possibilità di allegare sulla mappa il punto in cui viene fatta la segnalazione. Questo strumento è molto utile all'ente, soprattutto ai funzionari, per stabilire quali sono gli interventi da fare con priorità. Per Certo. esempio, facevo l'esempio delle buche, purtroppo tutto il nostro territorio comunale È ha questo problema, bucato. un po' perché abbiamo il comune capoluogo più grande della regione Piemonte, quindi Vero. abbiamo tante strade, Vero. un po' perché, visti i limiti di bilancio, purtroppo tutti noti, per tanti anni non sono state eseguite delle asfaltature complessive. Avere la mappa di tutte le buche segnalate dai cittadini permette agli uffici di organizzare dei giri di riparazioni in maniera molto più efficiente di prima. Quindi invece di correre, per esempio, da San Giuliano a Cantalupo nella stessa mattinata, si organizzano dei giri e Un di fatto si itinerario. riescono a raddoppiare il numero degli interventi nello stesso tempo, con lo stesso personale e con gli stessi costi. Beh. Quindi invitiamo i cittadini a usare quest'app perché è molto utile anche per riuscire a risolvere più velocemente e in modo migliore le Certo. problematiche. Allora, abbiamo i telefoni aperti come sempre, 0131 23 10 92, se volete intervenire, l'assessore non parlerà del taglio dell'erba. Avremo poi l'assessore competente che è Falletti, però con lui se lo volete lo potete bersagliare per quanto riguarda la velocità, per quanto riguarda i marciapiedi, i buchi sulle strade, quindi voglio dire, datevi da fare. Allora, intanto io la ringrazio perché lei sa che abbiamo fatto un giro nei sobborghi, tanto prendiamo la prima telefonata. Pronto, buongiorno. Non c'è, vabbè, allora abbiamo fatto un giro nei sobborghi e abbiamo registrato tutta una serie di problematiche. Io ho inviato la mail al sindaco, il quale l'ha fatta girare agli assessori competenti e la ringrazio anche pubblicamente perché lei mi ha detto voglio rispondere su alcune di queste problematiche ed è qui anche per questo. Intanto vediamo se c'è la telefonata. Pronto? Pronto, sono Rizzato di Vestazzola. Un Buongiorno, semplicissimo. prego. Volevo solo chiedere se la mia strada si può mettere della ghiaia. In via Nella Scazzola. mia strada si può mettere della ghiaia. Io Va bene. voglio solo ghiaia, non voglio asfalto, perché l'asfalto mi inquina. Va bene, grazie, buongiorno. Le ricordo che via Scazzola, dove abita questa signora, è metà del comune, è metà di proprietà delle Ferrovie dello Il punto è Stato. proprio questo, dobbiamo fare delle verifiche con gli uffici per capire se è proprietà comunale, senz'altro possiamo fare degli interventi, abbiamo già previsto molti interventi di inghiaiatura di strade comunali. Purtroppo però in molti casi, soprattutto nei sobborghi, molte strade sono o consorziali o di proprietà Infatti. privata. In quel caso, nel caso dei consorziali è previsto un contributo comunale. Nel caso di proprietà privata, Non purtroppo il potete fare comune non può nulla, farci niente. certo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi chiamo Franco e chiamo dalla zona Cristo di Alessandria. Sì. Abbiamo notato che domenica sera è venuta una pioggia torrenziale e dalle strade sembravano fiumi. Allora, Sente? intanto la ringrazio e la saluto. Buongiorno. Problema caditoie che hanno interessato diverse zone della città. Allora, domenica c'è stato questo evento che è stato particolarmente intenso, un forte acquazzone
che ha colpito buona parte del nostro territorio, soprattutto la zona sud, Cristo, D3, Villaggio Europa. Allora, ci sono due problemi principali. Il primo è quello della pulizia delle caditoie, è una cosa che stiamo facendo, stanno girando i tecnici di AMAG Ambiente per la pulizia superficiale, abbiamo un piano di manutenzione straordinaria anche per le caditoie, ma nel caso di Domenica, dove è avvenuta in poco tempo tanta acqua, stiamo preparando delle progettazioni per andare a studiare delle aree nelle quali si creano delle superfici in modo da far defluire l'acqua, tipicamente nelle aree verdi, non a parco, in modo da mitigare il rischio, sempre purtroppo con il cambiamento climatico più probabile, di acquazzoni molto forti, molto concentrati. In questo modo si devia l'acqua dalle superfici residenziali, e col rischio che poi vadano a allagare. Ho fatto un giro lunedì io stesso a Cristo, ho visto molte situazioni anche molto con buoni danni, perché l'acqua aveva invaso le case, le cantine, i cortili. In questo modo si cerca di deviare l'acqua verso aree dove non crea danni alle cose e alle persone. Quindi si studiano degli interventi di mitigazione, le prime progettazioni in Italia ce ne sono ancora poche, all'estero hanno già iniziato da molto tempo, in modo proprio da risolvere il problema di queste, le chiamano bombe d'acqua, in realtà il loro nome tecnico è flash flood, ovvero quando piove in pochi minuti tanti millimetri d'acqua. Ok, pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, prego. Volevo chiedere una cosa, quando verranno effettuati i lavori al quartiere Cristo delle strisce pedonali e quant'altro tutto? Grazie, buongiorno. Allora, segnaletica orizzontale, mi pare di capire, purtroppo nell'ultimo mese non abbiamo più fatto interventi in attesa di approvazione del bilancio. Il bilancio andrà in consiglio comunale domani, speriamo entro lunedì di riuscire a approvarlo, ci saranno più sedute di consiglio comunale. Tre sedute. Speriamo ne bastino tre, non appena finiranno i... verrà approvato formalmente, i settori competenti, tipicamente quello delle manutenzioni stradali, potrà riprendere il giro. Chiaramente anche in questo caso con l'app Municipium si possono segnalare, c'è un capitolo apposta sulla segnaletica stradale, in modo da anche in questo caso organizzare il giro di priorità per rifare strisce e tutto quello che riguarda la segnaletica orizzontale e verticale, anche cartelli abbattuti, ne abbiamo anche parecchie di questi. Pronto, buongiorno, forse non c'è la telefonata? No. Buongiorno. Ah no, c'è. Pronto, no, buongiorno. Volevo solo chiedere all'assessore, sono Giovanni d'Alessandria, se la strada cerca Val Madonna, che ne hanno già parlato mille volte, ma è sempre lì tutta rotta, non si può, dossi, alti, bassi, staccare tutto. Volevo solo chiedere quello. Grazie, buongiorno. Grazie. Allora, strada cerca è stato rifatto un pezzettino nei dintorni di Valle San Bartolomeo. Chiaro che soprattutto nel tratto che va da Val Madonna, per intenderci, a San Michele, purtroppo la faccio molto spesso e ci sono alcuni tratti effettivamente in condizioni penose. Valutiamo adesso, sulla base anche in questo caso dei fondi a bilancio, di effettuare un intervento su quella strada. Lo stesso discorso, probabilmente arriveranno delle telefonate, perché è una delle cose più segnalate che mi arriva, è il tratto a sud dell'attraversamento pedonale di via Genova Spinetta Marengo. Anche quello lì è in condizioni decisamente disastrose e anche lì stiamo già iniziando, ci sono già delle progettazioni preliminari per partire con le gare per poterlo riasfaltare, finalmente. Infatti. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io mi chiamo Filippo, chiamo da Villa del Foro. Sì. Guardi, io ho segnalato più e più volte, ma in via Cantalupo c'è un grosso buco e non si fa niente, rimane lì. Cioè,
perché non interviene almeno a mettere un po' di betume per chiuderlo? Va bene, grazie mille, grazie, buongiorno. Scusate, vado veloce perché ci sono tante telefonate in arrivo. L'assessore, grazie a Dio, risponde molto velocemente, almeno riusciamo a prendere molti più problemi. Guarda, via che interrompo Villa del Foro, me lo segno, poi verifico se ci sono delle altre segnalazioni al riguardo. Volevo chiarire una cosa, i tipi di riparazioni sono di due tipi. Quello con l'asfalto a freddo che viene fatto dai nostri operai del comune, e quelli che finalmente possiamo fare ripartire con l'asfalto a caldo. Quelli con l'asfalto a caldo vengono affidati delle ditte esterne. Adesso stiamo pianificando anche qui, dopo aver approvato il bilancio, con un giro di interventi di ripristino ad asfalto a caldo. Il vantaggio di quelli con l'asfalto a caldo, che durano molto di più rispetto a quelli con l'asfalto a freddo. Quelli con l'asfalto a freddo vengono utilizzati principalmente dove ci sono delle problematiche di sicurezza, quindi si crea un buco molto profondo che può comportare rischi per pedoni, automobilisti e tutti gli utenti della strada. In quel caso si interviene subito. Nel caso ci siano delle aree un po' disastrate, aspettiamo, anche per riuscire a spendere meglio i soldi di tutti del comune a disposizione, e l'asfalto a caldo purtroppo è disponibile solo nei mesi caldi. Non invernali. Quindi adesso partiremo con un giro di affidamenti per fare questi interventi asfalto a caldo, che riusciranno a risolvere un po' meglio la situazione. Pronto, buongiorno. Buongiorno Ketty. Prego. Volevo fare una domanda all'assessore. Sì, sì. Per quanto riguarda le bombe d'acqua siamo pienamente d'accordo che succede oggi, però abbiamo visto che ci sono un'infinità di caditoie che sono chiuse. Ma la cosa che io volevo chiedere è che programma hanno loro per i fossi delle strade, quelle per dire che sono comunali e ci sono tutti i campi e tutto, e quando succedono queste cose qui non si può più passare perché sono in disuso completamente, le acque defluiscono sulle strade, praticamente fanno canali e torrenti ovunque. Certo. Grazie, buongiorno. Allora, sui fossi di competenza comunale, perché molti sono fossi privati, in quel caso si può agire solo tramite ordinanza, chiedendo al privato il ripristino, l'abbattimento degli alberi, molto spesso, che sono nel frattempo cresciuti nei fossi. Per quelli di competenza comunale si sta lavorando con un censimento innanzitutto, perché in alcuni casi la competenza lato strada è del comune e lato campo è del proprietario del campo, in modo soprattutto da verificare la larghezza del fosso, perché con gli anni, passando coi trattori, tendenzialmente i fossi tendono a restringersi, quindi in molti casi, penso soprattutto al lavoro che è stato fatto su Valle San Bartolomeo e Val Madonna, dove valanghe di fango hanno in passato invaso anche il centro urbano. In quei casi, e così come in buona parte dei sobborghi, stiamo cercando di valutare il ripristino della sezione originale del fosso, perché a volte un fosso che una volta era largo 2 metri e profondo 2 metri è diventato un piccolo fosso largo 1 metro e dalla scarsa profondità, che chiaramente non può trasportare l'acqua come facevano i fossi, come erano infatti, stati progettati. Infatti. Pronto, buongiorno, non so se c'è la telefonata perché sentivo il tutù. Pronto? Sì, buongiorno. E venire qui è come, assessore, venire qui è come fare l'esame all'università. Ci sono abituato, perché anche in ufficio ho decine se non centinaia di domande al giorno. Va bene, prego, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo fare una domanda all'assessore. Sì, volevo sì. chiedere come intendono procedere con il degrado che c'è in Alessandria a partire dai cassonetti, le strade e tutto quant'altro, anche perché noi cittadini paghiamo delle tasse, paghiamo una Tari e abbiamo il Cristo pieno di immondizia. Io vorrei sapere come risponde a questa domanda. Grazie, buongiorno. Grazie a lei per avermi dato l'opportunità di spiegare. Allora, c'è in progetto una ristrutturazione complessiva del sistema rifiuti in Alessandria. Noi viviamo due problemi grossi. Il primo è che, avendo tutti i comuni attorno di tutta la provincia con il porta a porta, chi
al porta a porta a casa e lavora in Alessandria tende a venire con la sua immondizia in macchina e scaricarla nei nostri bidoni. Questo comporta una spesa aggiuntiva per tutti noi. Certo. Per questo stiamo andando a affinare il progetto di Smart City, dove ci saranno dei bidoni intelligenti apribili solo con un badge, quindi solo i residenti potranno utilizzarli. Questo ci porterà a una riduzione dei rifiuti importati da fuori. Ogni isola ecologica avrà le sue telecamere per verificare i furbetti del conferimento fuori bidone, così come per verificare che la raccolta differenziata venga fatta nel modo adeguato. In questi giorni è partita una campagna di Amagambiente per rispiegare, perché purtroppo ogni tanto bisogna continuare a ripetere come si fa la differenziata, che per esempio il Tetra Pak va con la plastica, perché sono molte domande che anche certo. I miei concittadini per strada mi fanno, in modo da migliorare la qualità di raccolta differenziata, risolvere il problema dei rifiuti fuori bidone che sono un po' ovunque, ma soprattutto creando un sistema che vada a ridurre la tari, migliorando la qualità della raccolta differenziata. Bene. Allora, adesso la faccio riposare un attimo, lasciamo la linea al nostro De De Vinci, che vedo pronto con le anticipazioni del telegiornale, poi neanche un minuto di pubblicità e torniamo con l'assessore ai lavori pubblici, Michelangelo Serra. A tra poco, a te Dede. Grazie Katie, buongiorno a tutti. Tra poco nel nostro telegiornale parleremo di questo giorno molto importante per l'attesa della sentenza del processo Eternit Bis. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per l'imprenditore svizzero che gestiva l'Eternit di Casale Monferrato tra il 76 e l'86. La difesa ha chiesto l'assoluzione. Ad una interrogazione in Consiglio regionale in Piemonte, l'assessore alla sanità ha risposto che sono 164 i medici di famiglia che hanno chiesto di poter superare il limite dei 1.500 assistiti per arrivare a 1.800 famiglie assistite. Questo resta il problema comunque della mancanza di medici in Piemonte. Prezzo del grano tenero in caduta libera e allarme tra gli agricoltori. La speculazione favorisce quello che arriva dall'estero, soprattutto dall'Ucraina, dopo l'apertura privilegiata dovuta alla guerra. Cantiere sulla ex statale 10, tra Spinetta Marengo e Alessandria, traffico in tilt. E ancora l'Alessandria Calcio Femminile sconfitta dice addio alle fasi finali di playoff. Tra poco nel nostro telegiornale. Bene amici di Filo Diretto, riprendiamo con l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Alessandria, Michelangelo Serra. Allora, stavamo dicendo all'inizio, prima di tutta questa tornata di telefonate, che noi abbiamo fatto un giro nei sobborghi, abbiamo raccolto alcune domande da parte degli abitanti. Allora, molto velocemente. Allora, a Cascina Grossa non c'è un cartello per il divieto di sosta in occasione del lavaggio delle strade e quindi le macchine parcheggiano. Passa la macchina e ovviamente non pulisce. Poi mi lasci il foglio così giro direttamente sì, per gli bene. Uffici a chiedere. No, è chiaro, segnaletica verticale, nel caso molto spesso accade che o per causa di incidenti stradali o per manomissione di qualunque tipo i cartelli spariscano, ogni tanto li recuperiamo nei fossi, altre volte dobbiamo rifarli da zero, valutiamo caso a caso, però lo metteremo, via. Ok. Litta Parodi, marciapiedi sono stati inghiottiti da erbacce e papaveri. Allora, i marciapiedi, ne parlavo prima, abbiamo un grosso problema. Gli ultimi marciapiedi che furono fatti in maniera estensiva sul territorio comunale risalgono ai tempi dell'alluvione della Calvo. Quindi abbiamo enormi problemi a recuperare il ritardo di anni dovuto a dissesti, predissesti certo. e problematiche di bilancio varie. Per recuperare tutto questo. Io con gli uffici stiamo valutando un elenco di priorità di intervento in modo da iniziare ad intervenire sui marciapiedi più degradati, più frequentati e con il maggior numero di problematiche per l'accessibilità delle persone non abili, quindi pali, barriere architettoniche, mancanza di rampe.
Chiaramente i fondi che abbiamo a disposizione non ci permetteranno di risolvere tutto, come un mago in poco tempo, tutti i problemi, però cercheremo di andare avanti dando priorità ai casi di intervento. Mi segno anche questo caso. Ok. Andiamo a Spinetta Marengo, in via Genova, i cartelli per la sosta non vengono mai rispettati, le auto sono spesso in doppia fila, specie al mattino. Questo è un problema che abbiamo non solo a Spinetta. La buona notizia è che entro la fine dell'anno arriveranno 10 nuovi vigili urbani, giovani, quindi disposti Metteteli a... Metteteli sotto! Sono, devo dire, gli ultimi che sono arrivati li ho visti estremamente propositivi, attivi nel comandare il traffico, nell'intervenire davanti alle scuole dove ogni mattina succede un po' di tutto. Grazie a questi nuovi 10, che sono tanti, è la prima grande assunzione che viene fatta da decenni nel nucleo di Polizia Municipale, riusciremo finalmente anche ad andare a verificare tutte le situazioni, sia di eccesso di velocità, soprattutto per quanto riguarda i sobborghi, ma anche le strade principali della nostra città. Purtroppo leggiamo di investimenti di pedoni con una cadenza preoccupante. Verissimo. Sia per mettere in sicurezza gli attraversamenti, la sosta e tutto il resto. Allora, San Giuliano Vecchio, c'è una statale che è molto pericolosa, c'è un passaggio continuo di tir e chiedono un dissuasore per la velocità. Allora, San Giuliano, il problema è che la statale è passata in carico ad ANAS, quindi non è più di competenza diretta del Comune. Con ANAS, come nel caso delle code di stamattina, abbiamo un rapporto costante dove noi chiediamo un certo numero di interventi. Nel caso della strada statale, già in passato avevamo posto la problematica della velocità e dei dissuasori. Ricordo a tutti che i dossi, le cunette, non sono più previste dal codice della strada da ormai qualche anno, quindi non possono essere fatte nuove installazioni di cunette. Si possono fare gli attraversamenti pedonali rialzati, valutiamo con ANAS se e dove possono essere fatti, però chiaramente spetterà poi a loro nel caso della strada statale. Nel caso di tutte le strade comunali abbiamo già in progetto 10 interventi sparsi su tutto il territorio comunale, sobborghi compresi, dove andremo a inserire degli attraversamenti pedonali rialzati in modo da cercare di convincere i nostri concittadini quantomeno a rispettare i limiti di velocità. Ricordo che la velocità è la prima causa di incidentalità urbana. Andare ai 55, andare ai 45, andare ai 35 cambia di pochi secondi il viaggio dei nostri concittadini. Quindi mi auguro che tutti si mettano un po' la mano sul cuore e ragionino sui rischi che possono far correre a se stessi, a chi trasportano, ma soprattutto ai terzi quando viaggiano per le nostre strade, e che andare leggermente più veloce non comporta un grande risparmio di tempo. Ma assolutamente no. Tra l'altro, non so se lei ha notato, tanti giovani non si fermano neanche più sulle strisce pedonali. Cioè, devi stare attento, altrimenti ti asfaltano. E questo non capisco, anche le scuole guida che insomma dovrebbero comunque insegnare. Diciamo che purtroppo il rispetto di alcune regole del codice della strada della nostra città è un po' un option. Esatto. Allora, Cantalupo, anche qua chiedono dissuasori lungo la strada per l'alta velocità delle auto. Sì, anche qui ne avevamo già parlato. Ricordo che anche noi abbiamo fatto un giro dei sobborghi e lo rifaremo ogni anno con gli astuti di assessori, non solo me, in modo da poter raccogliere tutte le richieste dei cittadini. Avere una sala piena di cittadini, anche spesso arrabbiati però ci permette di dare, innanzitutto ci mettiamo la faccia, come si suol dire, ma soprattutto ci permette di dare priorità di intervento a alcune cose, perché ci sono alcune problematiche sentite da tutti e quindi quelle sono quelle a cui diamo priorità di intervento con i soldi a disposizione. Allora, infine, a Lobby chiedono una navetta per Spinetta. Ok, sul trasporto pubblico c'è da aprire una grossa parentesi. Purtroppo la Regione non ha integrato finora, ci auguriamo lo faccia nei prossimi giorni, se non settimane, perché ci sono degli aumenti di costo dovuti all'Istat, come tutti noi abbiamo visto per esempio nelle spese di riscaldamento, nelle spese di carburante, nelle spese di manutenzioni, lavori, eccetera, eccetera. Ci auguriamo che al più presto la Regione vada a coprire
questo aumento, visto che il contratto è in mano alla Regione tramite Agenzia della Mobilità Piemontese, in modo da poter offrire un servizio maggiore. Un'altra cosa che noi stiamo iniziando a fare è riprogrammare complessivamente il servizio urbano e extraurbano, in modo da riuscire a offrire una migliore qualità di servizio e una maggiore frequenza di passaggi, compreso quelli dei sobborghi della Fraschetta. Allora, grazie all'assessore ai lavori pubblici Michelangelo Serra, lo avremo ancora qui perché oramai mi ha dato l'ok e quindi è fritto con me. Grazie a voi tutti, adesso la linea al telegiornale, arrivederci.